Eravamo rimasti all'inizio di queste due conferenze che avrei diviso il secolo in due parti, tagliate dalla Seconda Guerra Mondiale. Nel caso dell'Italia era un taglio molto brusco, come vedremo. Nel caso spagnolo il taglio brusco era stato già, si era già verificato nel 1939 con la vittoria delle truppe di Franco all'inizio della dittatura, e nel 1945, visto che il franchismo, la dittatura ufficialmente non partecipò alla Seconda Guerra Mondiale, Franco continuò, ed è qualcosa di cui parlerò oggi in questa seconda conferenza. Quindi parlerò di tutto il XX secolo, alla fine faremo un piccolo bilancio e parlerò di questa cosa che studio da tantissimo tempo, che è la tensione tra i passati fratturati, le memorie incrociate e i presenti divisi. Come stiamo affrontando questo tema in Spagna e in Italia? È stato scritto moltissimo sia in Spagna sia in Italia, ma in qualsiasi caso rifletterò su questo tema. Voglio tornare al 1944-45 per comprendere alcuni dei fenomeni del dopoguerra europeo, del dopoguerra italiano, sebbene quello spagnolo andava per un'altra strada. Ciò che successe in Italia e in altri paesi dell'Europa alla fine del 44, all'inizio del 45, fu un violento combattimento tra collaboratori e resistenti, tra chi voleva ritardare la sconfitta della Germania e la propria, e chi voleva invece accelerarla per arrivare al potere. E dalla Grecia all'Italia, passando dalla Jugoslavia, scoppiarono delle guerre civili. È un tema affascinante. E i finali furono accompagnati da punizioni generalizzate ai vinti. Fu la sconfitta dei fascismi e ci fu una repressione generale, una punizione dei vinti da parte dei vincitori. Ovviamente la primavera del 45, quando tutti in un giorno in Italia, in Jugoslavia, ma ci concentriamo sull'Italia, e al contrario di ciò che era successo nei primi anni della guerra, i resistenti sorpassavano i collaboratori, superavano i collaboratori. Questo è un tema abbastanza interessante. La maggior parte di questi atti di castighi nei confronti dei fascisti furono portati avanti prima della costituzione formale dei tribunali stabiliti per fare i processi. In Italia circa di 15.000 fascisti furono assassinati, soprattutto nella parte settentrionale e nelle settimane precedenti alla liberazione e posteriori. Nell'Italia, nelle piccole città e nei paesini in cui le relazioni tra i vicini erano molto strette, e questo si può dire anche della guerra civile e del dopoguerra spagnola, molti individui furono visti come responsabili della presa di potere del fascismo, dell'insorgenza del fascismo, dell'oppressione del ventennio di Mussolini e del periodo caotico e violento di Salò, della Repubblica di Salò, dalla fine del 43 fino alla primavera del 45. Non sembra una mera coincidenza che la maggior parte o il maggior numero di assassini di fascisti o collaborazionisti avvenissero nelle zone dove maggior violenza c'era stata in Italia a partire dall'autunno del 1943, a Torino, a Bologna, a Milano o a Genova. In molte di queste località la liberazione fu accompagnata da esecuzioni, linciamenti da parte dei partigiani, così come la rasatura dei capelli a donne collaborazioniste. L'abbiamo visto anche nel caso della Spagna nei confronti delle donne repubblicane rosse. E molti partigiani, videro che il sistema legale non conduceva i fascisti verso i tribunali in forma rapida, hanno deciso di farsi giustizia da soli. Questo fu un fenomeno occulto e è iniziato a studiarsi benissimo nella Francia di Vichy, in Italia e in altri paesi. In Italia aprì strada il libro di Claudio Pavone, Una guerra civile, un libro del 1991 che ha aperto molte strade su quello di cui sto parlando. La responsabilità storica di questi fascisti, di questi criminali di guerra
condannati e condannati appunto poi giustiziati, i tribunali non si dotarono di strategie necessarie per punire. Tutto ciò è stato portato avanti con molto rigore. Nel marzo del 45 fu fatta una riflessione molto interessante che l'odio dei boia, dei nazisti e dei fascisti ha risposto l'odio delle vittime, diceva, e ci è rimasto l'odio, l'ultima e la più duratura vittoria dell'hitlerismo, questo segno vergognoso lasciato nel cuore di quelli che l'hanno combattuto con tutte le loro forze. Credo che sia una riflessione piuttosto interessante che in qualche modo viene percepita, si percepisce, fa percepire che queste ripercussioni erano più che comprensibili, ma che avrebbero dovuto essere portate avanti per mezzo della giustizia ufficiale. Dalla fine del XIX secolo praticamente erano spariti le esecuzioni pubbliche, in cui le persone andavano a vedere, in cui tifavano contro la persona giustiziata. Questo era sparito, furono scritti molti articoli affinché le esecuzioni pubbliche si interrompessero a partire dagli anni 60 del XIX secolo e tornarono proprio in quei momenti dopo la guerra. Prima della transizione dalla monarchia alla repubblica, tutto ciò succedeva in Italia e questa transizione sarà un tema principale per l'Italia. Mentre succedeva tutto ciò in Spagna in quel momento ci trovavamo nel cosiddetto dopoguerra, perché dopo la guerra civile spagnola è venuta ciò che arrivò una pace incivile, come la definì io un po' di tempo fa. Tutti gli anni dopo la guerra civile fino alla fine della seconda guerra mondiale in Spagna ci furono manifestazioni molto interessanti e importanti di violenza, di repressione, di processi, di torture sistematiche, campi di concentramento, di carceri, di repressioni specifiche verso le donne, di penuria, di fame, di castigo permanente, di punizione permanente. Questo è un tema importante e riflette sempre ciò che ho detto in alcune occasioni. Franco e Salazar in Portogallo sono i due unici dittatori che già esistono prima della seconda guerra mondiale al potere e sono gli unici che continuano a rimanere al potere, togliendo l'Unione Sovietica, e sono gli unici due di ultradestra che sopravvissero alla fine della seconda guerra mondiale. 50.000 fucilati dal 1 aprile del 39 fino al 46 si contano. Ci furono delle leggi anche di responsabilità politica che segnarono la responsabilità dei vinti. E i protagonisti di tutto ciò in Spagna, e stiamo parlando stiamo sopravvivendo al fascismo in quel momento, i protagonisti sono tre: l'esercito, la Falange, che era il partito unico, e la Chiesa. Queste tre istituzioni rappresentano i vincitori. Da lì è uscito l'alto personale di dirigente, il sistema del potere locale, i fedeli servitori dell'amministrazione si spartirono il bottino di guerra, tutte le espropriazioni, tutti gli espropri che sono gli assi fondamentali della punizione, la Chiesa in una forma, l'esercito in un'altra e la Falange, il partito, in un'altra forma molto diversa. Quindi ciò che successe dal 45 con la caduta del fascismo, la difesa del cattolicesimo, diventa per Franco un componente basico della storia della Spagna, gli serve da schermo in quel periodo cruciale per la sua sopravvivenza e ovviamente la Chiesa fece un grandissimo favore a Franco in tutto questo processo
E Franco ovviamente rispose colmandola di privilegi straordinari mai visti alla Chiesa Cattolica. C'è un libro di Francis Lannon, Lannon con due N, un ispanista, che si chiama Privilegio, Profezia, Persecuzione, la Chiesa Cattolica nella Spagna Contemporanea, che rifletteva su tutto ciò. Caddero i fascismi, Franco continuò al potere, sebbene la sua dittatura dovette vivere un periodo di ostracismo internazionale fino all'anno 53. Il 53 fu l'inflessione in cui si nota chiaramente che la dittatura di Franco sopravviverà e nessuno disturberà più questo suo potere dal punto di vista internazionale. Ci fu il concordato con il Vaticano, che legittima già in modo chiarissimo la Chiesa Cattolica e il franchismo, uniscono queste due cose in un matrimonio solidissimo, e il patto con gli Stati Uniti, il patto attraverso il quale si stabiliscono basi militari in Spagna, e gli Stati Uniti offre un aiuto considerevole alla Spagna di Franco, ma soprattutto lo riscatta sul mercato internazionale, lo fa entrare nel mercato internazionale non come una dittatura, ma come un paese cattolico anticomunista che può essere un aiuto fantastico nella Guerra Fredda. Nel 1955 la Spagna entra nell'ONU, fino a quel momento era stata bloccata la Spagna, lì ovviamente finisce qualsiasi possibilità che la Spagna di Franco sia sconfitta sul mondo internazionale. Carrero Blanco, che sarà un personaggio importantissimo nella storia della Spagna, era allora sottosegretario della presidenza, era convinto che le grandi potenze occidentali, democratiche, non avrebbero mai preso misure di forma energica e militare o economica contro una Spagna cattolica e anticomunista. E questo lo dissero a Franco in uno dei documenti inviati a Franco in quelle date importantissime tra il 45 e il 53. Carrero Blanco diceva a Franco che l'unica formula per noi non può essere altro che ordine, unità e sopportazione. 30 anni e resistenza. 30 anni durò questa dittatura di Franco, una formula che dava che veniva insomma mostrata al mondo fino all'ultimo momento. Che succedeva in Europa nel frattempo? E ci ricolleghiamo chiaramente all'Italia. La violenta sconfitta del militarismo, del fascismo in Europa ha spianato il cammino per un'alternativa che si era già aperta in una falla che si era aperta prima del 1918 e che non si è potuta restringere, che chiamiamo oggi democrazia. La democrazia o un modello di società che a partire dal 48-49 si poté stabilire in Europa, è un modello di società democratica basata su una combinazione di rappresentazione con suffragio universale maschile e femminile. Ora sì, senza dubbio le donne votano, lo Stato, il welfare state, con ampie prestazioni sociali, sussidi sociali, libero mercato, progresso e consumismo. La democrazia si consolidò dopo questa profonda crisi dei decenni precedenti, e la strada che ha portato alla rinascita dell'Europa fu un cammino di modernizzazione conservatrice che restaurava modelli di vita familiare prebellici, valori religiosi, stabilità sociale, ma allo stesso tempo i partiti di sinistra promossero profonde riforme sociali, accettarono il sistema politico e parlamentare in modo più stabile rispetto a quella che aveva permesso prima del 39 l'eclissi della democrazia e l'insorgenza degli autoritarismi. Il paradigma europeo si basò su tre pilastri di base. E quello che seguì l'Italia dopo il 46 lo vedremo dopo, e pilastri che poi riprese la Spagna a partire dal 77-78, lo stato del benessere e sicurezza economica, che superarono i conflitti di classe e le divisioni che avevano generato i disastri degli anni precedenti, una soluzione al problema tedesco,
attraverso l'integrazione europea, sotto la leadership della Repubblica Federale della Germania e della Francia, e con relazioni di sicurezza più stretti tra Europa e Stati Uniti. Queste tre linee, che sono le prime due conseguenze di ciò che era successo in Europa, la terza della Guerra Fredda, sono quelle che segneranno il futuro dell'Europa. L'Italia aveva una peculiarità che non avevano le altre democrazie in quel momento, o quelle democrazie che erano state invase da Hitler, per esempio la Francia. L'Italia affrontò una ricostruzione sotto condizioni molto speciali perché nel momento in cui furono sconfitti i fascismi, gli atti di violenza contro i fascisti continuarono per parecchio tempo dopo la liberazione, ma l'immediato dopoguerra vide anche lo sviluppo di gruppi terroristi neofascisti, ex collaborazionisti, che sentivano la minaccia di essere portati davanti a un tribunale, di essere assassinati dai partigiani e che inoltre appoggiavano le forze conservatrici che temevano, timorose della minaccia rossa. Alcuni di questi gruppi neofascisti furono richiamati per combattere i repubblicani nel referendum sulla monarchia nel giugno del 1946. L'eredità del fascismo non risultava facile da gestire dopo oltre 20 anni, e prova di ciò fu la creazione nel 1946 di un nuovo partito politico, il cui nome, il Movimento Sociale Italiano, indicava una continuità con il regime di Salò. Negli ultimi mesi della guerra, nella zona del sud controllata dagli alleati, prima sotto il governo di Badoglio e poi dopo la liberazione di Roma di Bonomi, i rinati politici dell'area prefascista speravano instaurare una monarchia parlamentare. Al nord il controllo lo esercitava la resistenza armata e i comitati di liberazione con l'appoggio del Partito Comunista, e volevano cancellare l'orma del fascismo e realizzare profondi cambiamenti sociali. In questa lotta di potere si inserirono i gruppi moderati con l'aiuto dell'amministrazione statunitense. Nelle prime elezioni del dopoguerra, nel luglio del 1946, le donne votarono per la prima volta nella storia dell'Italia. Ricordiamo, avevano votato in Spagna per la prima volta nel 1933, per la seconda volta nel 1936, e lì poi si è interrotto. Il 54% dell'elettorato nelle elezioni di giugno del 1946 lo fece contro la continuità della monarchia, per cui l'Italia diventò una repubblica. I deputati eletti per questa assemblea costituente, questo è molto importante per la memoria dell'Italia, i deputati eletti appartenenti alla Democrazia Cristiana, erano socialisti, comunisti, e approvarono una Costituzione nel 1948 che stabilì un sistema democratico parlamentare. Rafforzò le istituzioni dello Stato che erano sopravvissute al processo di defascistizzazione. Nelle elezioni successive, nell'aprile del 48, sotto la nuova Costituzione, la Democrazia Cristiana, fondata nel 43 da De Gasperi, un veterano politico del Partito Popolare Cattolico degli anni 30, degli anni 20, ottenne una maggioranza assoluta del 48,5%, assorbendo i voti dei monarchici, assorbendo i vecchi fascisti, i neofascisti dell'MSI, e appoggiata come alternativa al comunismo dagli Stati Uniti e dalla Chiesa Cattolica. Il Partito Comunista Italiano, diretto da Palmiro Togliatti, che era tornato dall'esilio da Mosca nel 44, per anni fu il più numeroso e importante dell'Europa non controllata dalle truppe sovietiche. Mantenne un terzo dell'elettorato, il controllo dei municipi di molte città, ma non ha mai governato la Spagna. Molti dei suoi rappresentanti furono espulsi nel 1947 da De Gasperi, dal Consiglio dei Ministri. E, oltre agli Stati Uniti e al Vaticano, la crescita economica, l'accesso al consumo dopo anni di guerre, imperialismi, difficoltà materiali contribuirono al fatto che milioni di italiani passassero dal fascismo alla conformità con una chiara
eredità di atteggiamenti negativi verso la democrazia. Questo è un tema molto importante perché c'è anche ancora una versione dell'ultradestra dopo il libro nero del comunismo in tutta Europa che crede che in Occidente ci fu in qualche modo il comunismo, ma non ci fu in Occidente il comunismo, non solo, ma i partiti, i paesi che avevano i partiti comunisti come la Repubblica di Weimar e come la Francia, lì i partiti comunisti furono mandati via dai governi centrali e non parteciparono mai più in Italia e in Francia solo nel 1980 quando vennero accolti ministri comunisti nel governo di Mitterrand. Questi sono momenti della vita quotidiana dura italiana che sono contenuti nella letteratura e nel cinema del neorealismo. È molto difficile compararli con ciò che è successo in Italia. Nel 1948 De Sica diresse Ladri di biciclette. In Spagna abbiamo due romanzi molto molto importanti che credo che riflettano questa atmosfera inclemente del dopoguerra relazionata con la fame e la miseria. Una di queste è di Juan Marsé, Tiempo de Silencio, di Luis Martín Santos, che è un grande romanzo, e ovviamente La colmena di Camilo José Cela, che è stata portata al cinema. Accendo un attimo la luce. In realtà in Spagna l'apparato del potere dittatoriale si mantenne intatto in quegli anni, nonostante affrontò molte sfide a partire dagli anni 60, e solo con l'epoca dello sviluppo si cambiò dall'autarchia, da un modello di crescita molto basso a un modello di sviluppo importante, soprattutto dal 1960 fino al 1973. Questo modello di sviluppo fu basato fondamentalmente su un grande esodo rurale dalle campagne alle città, anche in Italia. 4 milioni di persone si trasferirono dalla campagna alla città in un decennio, cioè quello degli anni 60, e più di 3 milioni di spagnoli con l'apertura dell'economia all'estero, più di 3 milioni di spagnoli andarono a vivere in paesi stranieri, anche molti italiani andarono a vivere in molti paesi d'Europa per ragioni di lavoro. Lì ci troviamo davanti a un altro parallelismo, due paesi di emigranti, e in qualche modo si interrompe l'emigrazione transoceanica e ora si rivolge tutta all'Europa. E inoltre gli spagnoli andavano fuori e la Spagna iniziò a diventare in quegli anni in un paese basato sul turismo. Il numero di turisti si moltiplicò per 8 in Spagna tra il 59 e il 73, passando da poco più di 4 milioni a 35 milioni, e con gli ingressi di valute più di un miliardo e mezzo di dollari e si finanziò più di un terzo del totale delle importazioni. Negli ultimi 15 anni del franchismo, dal 60 al 75, successe anche in Italia, visse tra la tradizione e la modernità. E questo credo sia applicabile anche all'Italia. C'è una Spagna miserabile, primitiva, di fame estrema, di povertà, che sparisce piano piano, che è catturata dalle immagini di cineasti, fotografi, nelle narrazioni letterarie. E ce n'è un'altra moderna che nasce, anche se non può ancora uccidere e dominare quella vecchia. C'è una tensione tra tradizione e modernità che si vede in film magistrali dei primi anni 60. Tre film importantissimi. Il primo è La caza de Saura, La caccia di Saura, che è tutta una narrazione intorno a dei personaggi che si riuniscono durante una battaglia della guerra civile, si commemora, ma si rivive questa guerra civile, si ricorda. Il secondo è uno di Buñuel e di Juan Marsé, e poi il Verdugo, il Boya. E il Boya, dopo aver ucciso,
si vede su una barca l'immagine in cui il boy ha appena ucciso, e si vede il si vede uno yacht di turisti biondi ballando il twist, e così finisce il film. Questo contrasto tra la morte per esecuzione e i turisti che già segnano la modernità nella società spagnola. Franco morì nel suo letto nel novembre del 75, e dopo la sua morte si produsse una transizione democratica diretta dalle vecchie autorità franchiste, concertata con rappresentanti delle istituzioni democratiche. Il 20 novembre del 75 molte persone hanno cercato di spiegare che quello fu il giorno della morte di Franco, e non c'era nessun programma per cui una dittatura si sarebbe trasformata in una democrazia piena, riconosciuta dai paesi dell'Europa occidentale. Diciamo che 1982, in cui già fu fermato il colpo di Stato dell'81, e quando i socialisti salirono al potere, dall'82 il risultato fu una monarchia parlamentare basata su una costituzione democratica con un'ampia gamma di libertà, frutto di una transizione complessa, piena di conflitti, di problemi inattesi, in un contesto di crisi economica, di incertezza politica, di terrorismo dell'ETA, ma anche di tentativi di colpi di Stato. Lì la Spagna si riuniva con l'Italia, sarebbe entrata nell'86 nel mercato comune, nella Comunità Economica Europea. L'Italia era uno dei paesi principali fondatori, e alla fine del XX secolo la Spagna era un paese moderno, sviluppato, il sogno degli europei, dei novantottisti, dei rigenerazionisti. In qualche modo si era compiuto, la società si era lasciata alle spalle problemi storici che avevano preoccupato moltissimo nel passato, ma si trovava ancora davanti a conflitti non risolti, come l'organizzazione dello Stato, che è tutt'oggi un problema, l'apparizione del terrorismo, che era sparito, e la sfida che ebbero sia la Spagna sia l'Italia era l'immigrazione. L'immigrazione e le conseguenze del processo mondiale di globalizzazione. Non ho i dati relativi all'Italia, ma ho i dati molto chiari relativi alla Spagna. Demograficamente la Spagna negli ultimi 25 anni del XX secolo cresce di 4 milioni di abitanti. Una crescita di 4 milioni di abitanti, che sono gli stessi abitanti, lo stesso numero di immigrati che entrano dalla fine del XX secolo fino al 2008. Praticamente in 8-9 anni entrano tanti immigrati in Spagna, così come erano cresciuti negli ultimi 25 anni del XX secolo. Questo è un tema interessantissimo, e voglio porre l'enfasi anche sul fatto che si parla sempre del terrorismo dell'ETA, ma il terrorismo ebbe una presenza importante anche nell'Italia nella seconda metà del XX secolo, e creò tanti problemi questa violenza terrorista di queste organizzazioni delle Brigate Rosse di Ordine Nero, e che presuppose una minaccia seria negli anni 60 alla minaccia pubblica, alla democrazia, con il sequestro e l'assassinio di Aldo Moro nel marzo del 78, e l'esplosione. Questo entrò nella memoria europea da quel momento, e lo ricordo perfettamente: una potente bomba nella stazione ferroviaria di Bologna, ad opera del gruppo neofascista Nuclear Armati Rivoluzionari, che causò 85 morti nell'agosto dell'80. In Italia, gli anni del gran boom economico tra il 58 e il 68, della grande emigrazione dal sud al nord industrializzato, apparvero in quell'Italia democratica movimenti di protesta, socialisti, comunisti importanti, anarchici, di estrema sinistra. Molti difesero la lotta armata, così come movimenti neofascisti. E ovviamente la mafia continuò a controllare zone importanti del sud Italia. Anche l'ETA ovviamente uccise molto di più, 854 persone dal 68 al 2011,
credo che si debba dire qualcosa di molto importante, è che sebbene i problemi di sicurezza proseguirono, sebbene questa minaccia alla democrazia del terrorismo causò un grandissimo dolore alle vittime e ai familiari, ciò non è un dato irrilevante, è una cosa molto importante, quella violenza terrorista fallì. Davanti a ciò che era successo per lunghi periodi della storia dell'Europa, nella prima metà del XX secolo, a partire dal 1949, la cultura dominante nella politica e nella società europea, dopo la Spagna, dopo la morte di Franco, rifiutò la violenza. Che significa? Le élite economiche, politiche, che difesero il paramilitarismo, che appoggiassero diciamo queste azioni violente fino al 45 fu vero, poi non fu più vero. Lo Stato passò a regolare le armi, bloccò l'apparizione di gruppi armati, anche se il terrorismo provocò molta preoccupazione. E la tortura, la repressione che erano state molto comuni si ridusse moltissimo, come per esempio nelle guerre coloniali e nella transizione democratica, sparì appunto la pena di morte anche. L'Italia e la Spagna si lasciarono alle spalle esperienze devastanti di due guerre mondiali, di una guerra civile e di una lunghissima dittatura. E tutto questo cambiò la percezione di molti cittadini sulla violenza e cambiò la percezione a favore della democrazia, a favore della pace, della negoziazione, della riconciliazione che in Spagna evidentemente si propose nei primi momenti della transizione. Vado verso la chiusura. Se la storia si contemplasse alla fine del XX secolo, immaginiamo di essere nel 2000, lasciamo la crisi delle migrazioni nel 2015, tutto ciò che è successo con la pandemia. Se contemplassimo la storia a partire dalla fine del XX secolo, il salto fatto dall'Italia e dalla Spagna dal 1900 fu spettacolare. La Spagna e l'Italia hanno percorso una strada molto simile a quella dei paesi europei più avanzati. L'economia aveva riconosciuto il processo storico del XIX secolo, il periodo in cui l'Inghilterra, la Francia e altri paesi consolidarono le rivoluzioni liberali e la società industriale, transitarono per il secolo XX da una società agraria e rurale a un'altra industriale. Non sto qualificando, non sto dicendo se questi cambiamenti fossero positivi o negativi, sto cercando di spiegare, di fare una diagnosi di questi cambiamenti. Una distribuzione più equa del reddito, una discesa dell'analfabetismo, una scolarizzazione generalizzata fino ai 16 anni, una crescente qualificazione professionale, credo che siano tratti identificativi di questo processo di democratizzazione. Voglio sottolineare i notevoli progressi nella società, un cambiamento nel dominio del patriarcato in due paesi in cui il maschilismo, in cui la Chiesa cattolica e il patriarcato avevano avuto una presenza grandissima. Credo che i progressi delle donne nella politica, che in Spagna avevano iniziato con il voto prima dell'Italia, interrotto ovviamente con il trionfo dei vincitori nella guerra civile, il cambiamento delle donne nella società e nel mercato del lavoro, credo che siano cose molto importanti da sottolineare. Quando oggi si parla dell'ultradestra sul gender, credo che questo sia un modo molto diverso rispetto a quello che sto facendo oggi di confrontarci in modo libero rispetto al passato. E lascerei l'epilogo che annunciava Ferran sulle commemorazioni di passati difficili di questo secolo XX violento. Ho detto molte volte che questo ricordo a noi storici presenta delle sfide chiarissime, soprattutto quando cerchiamo di differenziare tra storia e memoria, tra conoscenza documentata e soggettività.
Credo che noi storici facciamo uno sforzo importantissimo per differenziare questi due terreni. I social network non ce lo consentono più ormai, perché per quanto ci sforziamo nel fare commenti, nel dare commenti, interpretazioni sempre basate su ricerche, seppur ridotte sui social network a brevi interventi, c'è sempre gente che crede che quello che tu stai facendo sia la stessa cosa che stanno facendo loro, cioè dare opinioni. Con ciò che è successo con i trionfi militari, con le celebrazioni delle grandezze nazionali, questi passati infami non si prestano a racconti facili o autonomi. Che vuol dire? Vuol dire che le nazioni normalmente sono restie a tirar fuori un passato percepito come divisivo e dannosa all'immagine ufficiale o alla mitologia nazionale. Per questo, con un esempio molto classico che faccio sempre quando si celebrò il bicentenario della cosiddetta guerra d'indipendenza o delle guerre peninsulari, si celebrò come un grandissimo trionfo di quella Spagna, della Spagna della nazione davanti alla Spagna. E quando si parla della guerra civile, della dittatura di Franco, che è successa pochissimo tempo fa, non sempre c'è la stessa immagine dalla destra. Stanno rimuovendo il passato, state guardando al passato, dobbiamo guardare al futuro. Potete parlare dei dinosauri, della storia romana, dei grandi miti, della costruzione della Spagna, il paese più antico dell'Europa, ma se oso parlare della dittatura di Franco, della guerra civile che segnò profondamente la storia del XX secolo in Spagna, allora sto parlando del passato, sto rivangando il passato. Penso che questi passati abbiano memorie incrociate di vittime, di momenti difficili in cui a volte le vittime precedenti devono rivendicarsi e i boia spesso vogliono passare da vittime, e c'è un presente politico diviso. Per questo è così importante per la politica il controllo del passato. Per questo si discute sempre su quale versione del passato debba prevalere, e ci invitano, noi storici veniamo invitati a fare in modo che entriamo in questo gioco che per controllare il futuro controlliamo il passato. Lei che mi dice del passato? Come giustifica o legittima lei il passato? E questo punto di vista credo che sia continua. Sono successe due cose molto diverse, e ora chiudo, in Spagna e in Italia. Sono successe due cose molto diverse. In Spagna in realtà abbiamo dovuto dare... diciamo, abbiamo dovuto lasciarsi alle spalle una memoria spaventosa. Ovviamente l'Italia ebbe dei problemi grandissimi nel 46-47, ma è arrivata molto prima questa normalità, in qualche modo democratica. La Spagna ha vissuto un grandissimo dibattito solo a partire dagli anni 90, a partire dalle prime associazioni della memoria storica, delle grandi ricerche sulla repressione, una disputa molto chiara in Spagna, ma anche in Italia dal 1994 si ruppe il mitico racconto fondativo del 44 di una nazione di antifascista, e si è aperto un nuovo spazio per versioni rivali sul passato, soprattutto quando entrò la neofascista Alleanza Nazionale di Fini e del governo di Berlusconi. Il messaggio revisionista che si è iniziato a mantenere e a sostenere in Italia, che coincide con il libro nero del comunismo, con i messaggi dell'ultradestra e di certa destra in Spagna, è il messaggio revisionista. Questo messaggio revisionista dice che tutte le parti erano state vittime nella guerra, tutti erano stati ugualmente vittime, che l'Italia aveva superato le divisioni del passato, e si stabilì un gioco di equivalenza morale, l'equiparazione totalitaria. Tutti i totalitarismi sono cattivi, quindi siccome il comunismo era cattivo, come il fascismo era cattivo, si evita il dibattito sulle atrocità degli italiani nelle colonie, la guerra civile spagnola, dei campi di concentramento. Il fascismo sarebbe un male minore rispetto al nazionalsocialismo e al comunismo. E in Spagna sarebbe successa esattamente la stessa cosa. La guerra civile si sarebbe considerata come una lotta fratricida, che in realtà
tutti hanno, tutti uccisero nello stesso modo e non ha nulla a che vedere, non ebbe nulla a che vedere per, con la dittatura di Franco. E inoltre la guerra civile non la produsse un colpo di Stato, ma la Repubblica. Credo che questo revisionismo, che è parallelo ma diverso, perché la storia ha peculiarità diverse, credo che sia un tema capitale per capire dove ci troviamo. E chiudo. Più di due secoli fa, sugli usi e gli abusi del passato di Todorov, c'è una distinzione chiarissima tra il recupero del passato e il conseguente utilizzo. Quindi c'è questo, il recupero del passato e l'uso successivo. In questo uso successivo la storia non cade solo sotto l'ambito esclusivo dello storico professionista, ma è sempre più nei mezzi di comunicazione, in documentari, in esposizioni, nella fiction. Per questo a volte quando dicono qual è il ruolo dello storico, beh, lo storico, soprattutto quando si tratta del XX secolo, ce l'ho abbastanza chiaro, non è un mago che svela completamente il passato, ma è una guida che stimola a leggere e a pensare criticamente, perché non c'è storia senza lettura critica e pensiero analitico. Non c'è storia senza lettura critica, pensiero analitico e divulgazione, diffusione della storia con precisione. Se non siamo capaci di fare questo, allora saremo sempre nella disposizione di non superare questa tensione tra recuperare il passato e utilizzare il passato. Questo è ciò che ho tentato di fare in queste due conferenze sullo sviluppo storico dell'Italia e della Spagna nel XX secolo. Collegarmi a una lettura critica del passato, vedere le analogie e le differenze con tutta la brevità possibile che mi è stata richiesta per queste due conferenze. Come sempre il mio ricordo finale va in due campi. Tutto questo va valorizzato nell'insegnamento e tutto questo bisogna dire alla gente: davanti all'ignoranza la conoscenza, davanti alla manipolazione la conoscenza. Leggete i libri di storia, leggete che passano il filtro degli storici, che sono capaci di confrontarsi al passato con le fonti, con il discorso a partire dal presente, sempre tenendo a mente le fonti storiche. Da questo punto di vista credo che un buon lavoro nell'istruzione, nella diffusione della storia, nella diffusione dei luoghi della memoria e soprattutto una denuncia degli abusi politici o degli usi e abusi politici nella storia, vengano da dove vengano, credo che sia nelle mani degli storici come me, come altre persone che vogliono confrontarsi liberamente al passato. Molte grazie per la vostra attenzione. Ferran, le domande, sono pronto per le domande. Molte grazie. Julian, un applauso. È stata un'altra conferenza interessantissima, molto diversa, ma anche credo forse un po' con un'altra struttura questa seconda parte. Ora lo vedranno forse i nostri compagni che hanno ascoltato. Abbiamo alcune domande. Io credo che mi sta parlando dell'operazione, perdona? Gladio. Sì, però l'operazione Gladio. Credo che in Spagna ebbe poco seguito. Se non mi sbaglio, mi sta parlando dei collegamenti del terrorismo. Non so, vediamo, non so se puoi specificare un po' se è ancora qui con noi. Victor Ballesteros, non so se può scrivere a tutti in chat e spiegare la domanda, magari passiamo alla domanda successiva. No, perché ciò che è chiarissimo è che ci sono collegamenti chiarissimi tra i gruppi neofascisti e i gruppi di ultradestra nella transizione, questo è chiarissimo. Stefano Della Chiae, una persona così importante nel neofascismo terrorista di Bologna, ovviamente ha chiarissime connessioni con gli italiani, cioè con gli spagnoli e con l'ultradestra spagnola. C'è un romanzo molto interessante che si chiama Il giorno di domani, il Día de Mañana, che fu
portata con la mia consulenza storica da Movistar a una serie di 6 episodi, il Dia de Mañana, il giorno di domani, in cui si vede prima la Barcellona, un emigrante aragonese che arriva a Barcellona, vede lo sviluppo, vede i grandi paesaggi urbani, la corruzione della borghesia, poi la transizione, e finisce con alcune immagini molto interessanti sui gruppi di ultradestra e sulle connessioni dell'ultradestra spagnola con i gruppi neofascisti italiani. È un tema piuttosto interessante, credo che sia ben studiato. Un'altra domanda, se c'è qualche tipo di connessione tra ETA, se puoi commentare qualcosa sull'ETA, le Brigate Rosse o altri gruppi terroristici. Sì, credo che ci sia una grande differenza tra le basi sociali che ha l'ETA nei Paesi Baschi e con il nazionalismo. Ha molto a che vedere con ciò che succede con l'IRA e l'Irlanda, per questo persistono e sopravvivono ancora di più. Ovviamente ha correlazioni con il terrorismo di sinistra in altri paesi, con le Brigate Rosse ovviamente, ma è chiarissimo che sopravvive a tutti questi gruppi, sopravvive per moltissimi anni. Bisogna tenere conto che quando muore Franco, quando c'è la transizione spagnola, l'ETA sopravvive. Praticamente tutti questi gruppi terroristi sono spariti, ma l'ETA sopravvive e arriva nel XXI secolo. E con delle basi sociali, con dibattiti importantissimi nella società spagnola. Credo che il romanzo Patria di Aramburu credo che sia molto indicativa all'interno della letteratura di come è stata percepita l'ETA da punti di vista diversi. Sì, per la base sociale viene ritratta molto bene le contraddizioni e la complessità. C'è un'altra domanda che dice, una in italiano, che devo... Y la pena de muerte durante el franquismo, hubo manifestaciones de gran calado en Italia, al igual que en otros países. No sé si lo tienes que saber tú esto. Sí, tengo datos. Vamos a ver, yo creo que hay... Sí, allora io ho dati, ci sono momenti soprattutto con le esecuzioni del 74 de Burgos, di settembre 74-75. Quella di settembre del 75 ci furono molte mobilitazioni in tutte le città del mondo, nelle ambasciate spagnole in quelle città, e bisogna ricordare che Paolo VI chiese clemenza, il Vaticano chiese a Franco clemenza in quel momento, non la concesse perché 5 furono fucilati alla fine. Ci furono questo tipo di connessioni e ci sono state sempre connessioni chiarissime tra l'antifascismo, la resistenza italiana e l'antifascismo spagnolo che lottò anche nella Seconda Guerra Mondiale e che sopravvisse. È interessante. Sì, perché è un po' la percezione della Spagna nel resto del mondo, in Europa, nel mondo più civilizzato. È curioso questa cosa della pena di morte, perché io lo dico molte volte ai ragazzi Erasmus, quando bisogna spiegare a qualcuno che nel 74 che la Spagna aveva circa 35 milioni di turisti, non è più il boia di Verdun. Bisogna spiegare alla gente come si uccide con la garrota, cioè questa forma di mettere le persone sedute, mettere al collo uno strumento che asfissi totalmente la persona, è una morte incredibile, bisogna spiegarla nel 74. Nel tipo di Puig-Antich. Puig-Antich venne ucciso a Barcellona e all'altro a Tarragona, e il boia non riuscì, e venne sostituito dall'ultimo dei boia perché non aveva mai ucciso, ci mise tantissimo a ucciderlo, lo misero a una specie di fossa comune senza una lapide, fu sepolto come un cane. C'è un documentario bellissimo sulla pena di morte che è di Martin Patigno, che si chiama Queridísimos Verdugos, Carissimi Boia, che è un documentario intervista degli ultimi boia della garrota. E
Io penso che chiunque interessato a questa dittatura di Franco debba vedere questo film. Martín Patiño ha un film documentario bellissimo che si chiama Canciones para después de una guerra, canzoni per dopo una guerra. Non so se si trovi ancora da qualche parte. Sì, c'è in DVD, è una forma magistrale di seguire il dopoguerra e la dittatura di Franco attraverso le canzoni, la fame, la miseria, la divisione. A me piacerebbe, non so se andiamo oltre di un paio di minuti, abbiamo già un'età Julian ormai, e ci ricordiamo di quegli anni del franchismo ed è incredibile la Spagna nel 75, nel 74, 73, Carrero Blanco 74, Pucentix 74, i 5 nel 75, era un paese, una società moderna, eravamo in Eurovision, avevamo milioni di turisti, andavamo e tornavamo dall'Europa, sono due Spagne diverse. Sono due paesi completamente opposti. Credo che ci sia una percezione chiarissima che non è sempre nelle immagini della gente che non conoscono la storia, che pensano che lo sviluppo fu una grande conquista di Franco, che poi in realtà fu una specie di decadenza del franchismo. Gli ultimi anni del franchismo furono anni di repressione, di tortura, di morti sistematiche, che evidentemente hanno piuttosto a che vedere a partire dal 73 con l'assassinio di Carrero Blanco. Ma c'è un dato che mi sembra, che ho dato l'altro giorno, che il tribunale, il TOP, che sostituisce il tribunale della massoneria e del comunismo nell'anno 63, compare il TOP, e gli anni in cui ci sono più casi sono gli anni 74, 75 e 76, dove ci sono ancora manifestazioni, morti, assassini dall'ultradestra nel gennaio del 77 che coincidono con gli assassini di Atocha di gennaio del 77, e sparisce il TOP, il Tribunale di Ordine Pubblico, sparisce nel gennaio del 77 e nel 76, 74, 75, 76 sono gli anni con più casi di persecuzione attraverso il Tribunale di Ordine Pubblico, più che nel 64, 65, 66. Quindi credo che questa fine del franchismo, che si riflette molto bene nel cinema di nuovo, è una tensione tra la quantità di turisti che entrano, le torture sistematiche, la pena di morte, l'indifferenza di moltissime persone, la quantità di delatori che c'erano ancora nel sistema del franchismo, l'autovigilanza, l'autosorveglianza. Noi eravamo studenti e chi studiava all'università nel 74, 75, 76 vedeva che quando si era in appartamenti con persone si davano pamphlet, volantini, si lottava contro i franchismi, e spessissimo non c'era bisogno che ci fosse polizia, perché erano le persone che si segnalavano e chiamavano la polizia. C'era un'atmosfera molto inclemente in moltissimi luoghi, che si è dimenticata perché si è proposto come un franchismo di sviluppo che ha spianato il cammino verso la democrazia. Beh, no, in realtà è piena di conflitti, pieno di lotta, di una tensione non risolta tra terrorismo dal basso e golpisti dall'alto, e movimenti molto forti di ultradestra che praticavano il terrorismo, come gli assassini di Atocha. Qui abbiamo la risposta di questo compagno, Víctor Ballesteros, che ci dice: l'operazione Gladio esce in alcuni libri di Fontana, per esempio, dove si stabilisce la relazione del terrorismo di estrema destra con gruppi conservatori per frenare il Partito Comunista Italiano. Per questo chiedevo se ci fosse qualche correlazione con la Spagna in quegli anni. No, credo che non ci sia, mi ricordo di questo riferimento di Giuseppe Fontana nel suo ultimo libro. Vediamo se riesco a tradurre l'intervento italiano. In Italia c'è una grande confusione, si confonde la caduta del fascismo con la sparizione del fascismo. Quelli che dopo il 45 hanno lavorato nelle istituzioni della Repubblica sono quelli che
poco prima avevano lavorato per il fascismo. Un'altra verità sconosciuta e innegata si riferisce alle conseguenze della liberazione da parte degli alleati, soprattutto in Sicilia. Non so se vuoi commentare. No, mi sembra molto interessante perché credo che sia quello che di cui stavo parlando prima, la memoria e i racconti. Ciò che è chiarissimo è che le società che transitano dal fascismo alla democrazia, come nel caso tedesco, nel caso italiano, la defascistizzazione ha dei limiti e questi limiti presuppongono che bisogna integrare, incorporare, addomesticare e non castigare tantissima gente che è stata responsabile del fascismo. Ma nel caso dei paesi invasi dall'Unione Sovietica c'è tantissima gente fascista anche. L'Ungheria è un esempio chiarissimo, che da un giorno all'altro passano da una parte all'altra, perché o castighi o punisci tutti, che è il modello di Franco, non integri, non incorpori mai, o questi paesi non funzionano. Quindi è chiarissimo che nella soglia dell'Italia del 45 al 50 prima c'è un freno al Partito Comunista affinché non abbia la forza che gli veniva dalla resistenza. Il ruolo degli Stati Uniti è importantissimo, è fondamentale, il ruolo della Chiesa altrettanto, ma anche il ruolo di ciò che ho detto prima, di chi contro il parere di molte persone, la democrazia come si costruisce in Europa, in quasi tutti i paesi, è un mix di supervivenza tradizionale. E ciò che succede è che la sinistra, che era stata rivoluzionaria, stabilisce progetti riformisti per riformare il capitalismo dall'interno, e questo mix tra socialdemocrazia e conservatorismo crea una democrazia totalmente diversa rispetto a quelle precedenti. Ed è chiarissimo che uno dei partiti danneggiati da tutto ciò è il Partito Comunista. E dico questo e finisco. Questo collega sempre con la famosa idea che se la Repubblica avesse vinto la guerra, in Spagna ci sarebbe stata una dittatura comunista. L'ho già detto l'altro giorno, non avrebbe mai potuto vincere la Repubblica senza un appoggio militare. L'unico caso di Cembriana nel dicembre del 44, dove i comunisti furono sul punto di prendere il potere, le truppe britanniche intervennero. E in tutti i paesi con partiti comunisti forti fino al 45, a partire dal 45 questa sintesi che sto proponendo del conservatorismo, non sto parlando solo di politica, anche di aspetti tradizionali in Italia, di pervivenza del cattolicismo, del patriarcato, di tantissime cose che potremmo dire, questa sintesi entre questa sopravvivenza e il comunismo è molto interessante. Non ho avuto tempo di parlare di questo, ma credo che sia importante ricercare anche questo. È interessante proporre i parallelismi tra la persistenza della Chiesa, del patriarcato, le aspirazioni delle lotte delle donne e come tutto ciò si è evoluto nel XX secolo, oltre la conquista del voto da parte delle donne. Credo che questo sia affascinante, che non ci siano molti studi, e invito che le persone facciano, appunto, studino e facciano ricerche, perché condividiamo molte cose. Cioè, da un lato abbiamo avuto una religione cattolica, l'unica esclusiva religione, dopodiché non ci sono state riforme protestanti, agli ebrei che praticamente erano stati già cacciati dalla Spagna secoli prima e in Italia li ammazzano nella Repubblica di Salò. Questo è un tema molto importante, e poi credo che il patriarcato vada molto oltre il cattolicismo, la sopravvivenza, l'importanza dell'onore del sesso e le politiche dell'onore del sesso. Pete Rivers ne ha parlato molto bene nelle società mediterranee, c'è un libro di Pete Rivers che è un antropologo che ha scritto un libro meraviglioso, un libro che si chiama Los hombres de la Sierra su Granada, e riflette su queste politiche di genere nelle società mediterranee. Il libro è stato pubblicato in castigliano, non so se in italiano è stato pubblicato. È un libro maestoso per vedere la persistenza di questo tema dell'onore e del patriarcato nelle società mediterranee. Beh, Julian, grazie mille per tutto
ciò che hai saputo esporci, per tutte le tue idee che ci hai trasmesso, oltre ad aver chiarito alcuni o molti dubbi. Ti ringrazio a nome di tutti per il tuo lavoro, per la tua ricerca, per il tuo tempo e per questa capacità che hai di divulgare questa ambizione pedagogica. Credo che tu la trasmetta molto bene. Mi piacerebbe che tutti uscissimo da qui con voglia di diffondere, di spiegare, di voler insegnare nelle scuole laddove andiamo, diciamo incoraggiare le persone a occuparsi della nostra storia, quella spagnola, quella italiana e forse quella delle donne o della Chiesa. Mi dicono nella chat se ci saranno altre conferenze, possiamo arrivare a un accordo. Quando finirà questa pandemia, credo che dopo due conferenze di una terza mi meriterei un buon bicchiere di vino a Napoli, quindi ne parleremo dopo la pandemia. Beh, sì, direi di sì. Quindi una volta che ci lasciamo dietro la malattia, se riusciamo a raggiungere questo accordo, mi impegno a darvi la mia disponibilità a fare una conferenza a Napoli. Grazie mille per i commenti, grazie a tutti. Manterremo la conferenza su YouTube. Pubblicheremo questa conferenza su YouTube, grazie molte. E grazie all'interprete. Grazie mille.